Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi, se vi va potete seguirmi anche su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro quel video. Per quanto questo uomo seriale sia praticamente conosciuto da tutti gli appassionati di True Crime, ho deciso di parlarvene, anche perché a me i film horror piacciono molto e senza saperlo ho guardato praticamente tutti i film che hanno preso liberamente ispirazione dal suo personaggio. Ricordate per caso Norman Bates in Psycho? Oppure nel più recente Bates Motel? Ebbene sì, quell'albergatore folle è proprio ispirato a Ed Gein, il protagonista di questo video. Leatherface, che è il mostro di Non aprite quella porta, e Buffalo Bill nel Silenzio degli innocenti hanno tutti qualcosa che ricorda tantissimo Ed Gein. È sufficiente leggere la sua storia anche velocemente per collegare i film, chiaramente se li avete visti. Ma non bruciamo troppo le tappe e come al solito partiamo dal principio. Chi è Edward Theodore Gein, detto Ed? È figlio di Augusta Lerche e di George Gein. Ed nasce a La Crosse, nel Wisconsin, il 27 agosto del 1906. I suoi genitori sono entrambi del Wisconsin e si sono sposati il 7 luglio del 1900. Dal loro matrimonio nascono due figli, Ed, per l'appunto il minore, ed Harry, il figlio maggiore. Il padre di Ed è un ubriacone, talvolta lo maltratta, ma è anche di base un uomo debole che non riesce a trovare un lavoro e mantenerlo. Infatti a mandare avanti la piccola macelleria di famiglia è Augusta, sua moglie. Ed è in questo modo che la famiglia Gein riesce a tirare avanti. Ma la vera dannazione per Edward è sua madre. Augusta è una vera e propria fanatica religiosa e cresce i suoi figli secondo un codice morale severissimo. La donna se ne vuole andare dalla Crosse, il capoluogo dello stato del Wisconsin, perché secondo lei quella è una città pericolosa, piena di peccato. Augusta, che come avrete capito aveva giusto qualche problemino, riesce grazie alla macelleria a guadagnare abbastanza denaro per raggiungere il suo sogno: isolarsi. Può sembrare assurdo da sentir dire, ma in effetti questa è la vita che ha fatto condurre Augusta a suo marito e ai suoi figli. I Gein conducono una vita isolata, in una fattoria con 195 acri di terreno, in piena campagna vicino a Plainfield. Tra La Crosse e Plainfield c'è una bella differenza: la prima è una città, il secondo è un villaggio. La fattoria dei Gein è immersa nelle campagne e Augusta educa Ed, che ormai ha 8 anni, e suo fratello Henry, in uno stato di totale isolamento. I vicini che si trovano più accanto a loro abitano a 3 miglia di distanza dalla loro fattoria. Augusta quindi riesce a trasmettere ai figli il concetto dell'innata immoralità del mondo, l'odio verso l'alcolismo e quindi verso il loro stesso padre, che ormai è totalmente indebolito e anche lui subisce gli ordini della moglie. Inoltre Augusta convince entrambi i figli che tutte le donne, lei esclusa, siano prostitute e strumenti del diavolo. Per di più, secondo la sua visione, i rapporti intimi sono accettabili solo per un fine: procreare. Augusta legge la Bibbia ai figli ogni santo pomeriggio. In particolare Augusta legge passi dell'Antico Testamento nei quali si parla di morte, omicidio e punizione divina. Plainfield è ribattezzata dagli stessi abitanti il buco morto dello Stato. Non c'era niente, non capitava niente. Ed è proprio in questa situazione totalmente immobile che Ed cresce. La madre lo fa isolare totalmente dalla società esterna, soprattutto dal sesso femminile. Questa situazione crea in Ed una totale avversione verso l'intimità, verso i rapporti. La sua mente, che già si presenta fragile, elabora il suo sviluppo nelle relazioni intime in un modo totalmente errato. Come tutti i ragazzi, Ed deve andare a scuola. Ed è in effetti un ragazzo con un'intelligenza nella media, non ha problemi di apprendimento. Inoltre è particolarmente bravo nella lettura. Ma anche nel contesto scolastico, Ed viene marginato. È evitato dai suoi compagni perché ha un comportamento molto timido e ha dei modi di fare eccessivamente effeminati. Inoltre, Ed è noto per il continuo sogghigno che mostra durante le conversazioni serie. Se i compagni che gli insegnanti notano la sua strana abitudine, Edward ride senza motivo e facendo ciò sembra voglia prendere in giro tutti. Questo per Ed è in effetti il primo caso palese in cui dimostra una scarsa attitudine alla vita sociale. Non ha nessun amico Ed, e quando riesce a trovare qualcuno che pare voglia avvicinarsi a lui, sua madre lo sgrida e lo punisce. A 10 anni Ed prova per la prima volta il suo massimo piacere, capitemi altrimenti YouTube si emoziona, vedendo i suoi genitori macellare un maiale in un casotto vicino alla loro fattoria. E qui in effetti iniziamo a intravedere i primi problemi seri che ha Edward, che al posto di essere un ribelle, un ragazzo che protesta per i voleri di sua madre, la seconda ha un attaccamento morboso per lei. Anche se a dirla tutta, il suo rapporto con sua madre si dimostra abbastanza ambivalente. Infatti, se da un lato Ed ritiene sua madre, Augusta,
una figura mistica, quasi divina, dall'altra parte nel suo subconscio elabora un forte risentimento repulsivo riguardo la figura materna. Quando i due figli di Augusta raggiungono la pubertà, la donna diventa maggiormente possessiva, tanto da far promettere a Ed e ad Harry di mantenere la loro virginità. Ed frequenta la scuola, la frequenta fino ai suoi 14 anni. Quando smette inizia a stare sempre a casa per occuparsi della fattoria. E peraltro il suo isolamento è anche avvantaggiato dal fatto che i lavori da compiere in casa nella fattoria non mancano assolutamente. Arriva il 1940 e il padre di Ed viene a mancare per infarto, lasciando da sola la vedova Augusta con i suoi due figli. Harry a questo punto inizia a rifiutare categoricamente il punto di vista di sua madre Augusta. Il ragazzo è un onesto lavoratore ed è peraltro molto richiesto in paese, per le sue doti da tutto fare. Harry aiuta anche in casa, con la fattoria, col fine di sostenere ancora di più la sua famiglia, mentre Ed ha dei seri problemi a relazionarsi con i suoi pari. Edward, che ormai ha 34 anni, ha un grosso ritardo sociale ed emotivo. E infatti si trova a suo agio con i bambini, tanto che alla fine arriva a fare da babysitter ai figli dei vicini. Se Ed è totalmente manipolato da sua madre, per Harry questa cosa è profondamente diversa. Critica aspramente il comportamento di Augusta, ci litiga spesso e consiglia a suo fratello di non fare quello che dice lei. Harry rimprovera Ed perché quest'ultimo a sua madre vuole davvero bene. Harry continua ad aiutare in casa, ma col passare degli anni disapprova sempre di più la visione di vita di sua madre, che è totalmente contorta e volta a sottomettere Ed più di quanto già lo sia. Arriva maggio del 1944 ed Harry viene a mancare mentre i due fratelli tentano di domare un incendio scoppiato nella loro proprietà. Secondo ciò che dice Ed, le fiamme sono sfuggite dal loro controllo, propagandosi fino al bosco vicino. Ed perde di vista suo fratello e quindi, preso dal panico, corre dalla polizia e li conduce al luogo in cui si trova il corpo di suo fratello, anche se sostiene continuamente di non sapere esattamente dove sia, proprio a causa dell'incendio che l'ha confuso. Ed fatica ad orientarsi, ma nonostante ciò, in poco tempo Ed porta le autorità nel luogo in cui si trova il corpo di suo fratello Harry, che in realtà pare abbia subito un trauma alla testa, fatto che a dirla tutta avrebbe dovuto far sospettare Ed. Il punto è che Ed era visto come una persona troppo timida per commettere una cosa del genere. Infatti il perito locale giunge alla conclusione che Harry sia morto di asfissia nel tentativo di spegnere quell'incendio. Per la dipartita del figlio, Augusta non perde tempo a spiegare ad Ed che Harry ha fatto quella terribile fine perché non ha mantenuto la promessa che gli aveva fatto a 21 anni, ossia quello di rimanere vergine. Harry non è rimasto vergine, si è andato a sporcare, ha iniziato a frequentare quel mondo malato e corrotto che si trova all'esterno della loro fattoria. Da questo momento Ed vive da solo con sua madre, la sua amata madre, ma la loro unione, ahimè, è di breve durata. Infatti poco dopo la dipartita di Harry, Augusta rimane vittima di un ictus che la lascia semiparalizzata. A questo punto Ed si prende cura di Augusta costantemente, la adora totalmente, senza riserve. Arriviamo al 1945, quando Augusta ha un nuovo attacco e viene a mancare nel dicembre dello stesso anno. Per Ed Gein questo è un duro colpo e l'uomo ora ha 39 anni. Al funerale di sua madre Ed piange istericamente, reagisce come uno scolaretto che ha perso la madre. Non sembra assolutamente un uomo adulto di quasi 40 anni. Dopo la morte di sua madre, Ed rimane definitivamente da solo. Nella fattoria isolata l'uomo sigilla la camera da letto di sua madre, con all'interno tutti gli oggetti usati da lei. Edward diventa praticamente un eremita, ma deve trovare un modo per guadagnarsi da vivere. Quindi si mantiene partecipando alla trebbiatura del grano o sbrigando lavoretti per la gente della zona. Le casalinghe in paese si fidano di lui, di Ed. È un gran lavoratore, fa sempre più di quello che dovrebbe fare. Gli vogliono tutti quanti bene, anche se è sotto gli occhi di tutti. Ed appare un po' stranetto. Molti psicologi sono convinti che Ed soffrisse di una patologia psicotica subclinica. Dal momento in cui muore sua madre, il mondo a Ed crolla letteralmente addosso e la perdita dell'unica figura a lui importante gli provoca uno squilibrio mentale irreversibile. Questa è una caratteristica tipica dei soggetti schizofrenici, ma nel caso di Ed Gein non c'è solo una normale schizofrenia. Infatti solitamente i primi segni di questa malattia si manifestano intorno ai 20 anni. Invece Ed ne ha già 39 quando la sua mente inizia a creare un mondo contorto, delirante e pieno di terrore. È esattamente in questo periodo che la mente di Ed inizia a disfarsi, a sgretolarsi. Nel frattempo Ed nella sua fattoria inizia a fare delle letture abbastanza strambe. Legge tantissimi libri, soprattutto sull'anatomia e sul nazionalsocialismo. Lettura dopo lettura Ed in qualche modo impara l'anatomia umana e diventa anche abbastanza bravo. C'è un altro hobby strano che interessa Ed,
La lettura dei necrologi. Ebbene, questo avviene perché Ed, dalle necrologie, può venire a sapere quando muore una donna. Una volta scoperta la notizia, si reca al cimitero per studiare il corpo e placare la sua curiosità sulle femmine, una curiosità che ha sempre represso a causa di sua madre Augusta. Quando la madre di Ed, Augusta, perde la vita, a quanto pare Ed prova addirittura a riportarla in vita, ovviamente senza alcun risultato. Ed è da questo momento che l'uomo inizia a profanare tombe. Ed ama talmente tanto sua madre da aver bisogno di prelevare dei corpi per tentare di sostituirla. Edward inizia col portare un solo corpo a casa. Lo veste, lo mette al tavolo della cucina e in qualche modo spera di riavere sua madre. Pensate che arriva a creare un'intera tavolata di corpi senza vita. Ad altre donne Ed invece preleva solo qualche pezzo del corpo, ma le vittime del cimitero col tempo si rivelano troppo brutte o troppo anziane per essere credibili. Quindi Ed inizia a procurarsi da solo la materia prima. Tra il 1946 e il 1957 la polizia del Wisconsin ha a che fare con un aumento terribile di persone scomparse. In particolare, quattro casi preoccupano le autorità. Il primo è quello di Georgia Weckler. È scomparsa mentre tornava a casa da scuola il 1 maggio del 1947. Nonostante l'aiuto di centinaia di volontari, l'unica traccia rinvenuta dalla polizia, in un'area di 10 miglia, sono solo delle impronte di pneumatici Ford. Il caso di Georgia Weckler rimane insoluto. Nel 1949, giusto un paio d'anni più tardi, scompare a La Crosse Evelyn Hartley, di 15 anni. La ragazza sta facendo la babysitter in città, ma non rientra mai a casa e semplicemente svanisce nel nulla. Il padre della ragazza, non trovandola a casa, fa la prima cosa che gli viene in mente, ossia si reca sul posto del lavoro della ragazza. E ciò che si trova davanti è un appartamento deserto. Dentro l'appartamento, nel salotto, trova una scarpa di sua figlia, evidenti segni di lotta e qualche macchia di sangue sul bordo della finestra. Anche in questo caso la ricerca risulta vana, in quanto la polizia trova solo i vestiti insanguinati della ragazza adagiati in mezzo ad una strada di campagna. Arriviamo al novembre del 1952, quando Victor Travis e Ray Burgess passano al bar di Penfield prima di andare a cacciare i cervi. I due passano davvero diverse ore al bar prima di andarsene. Ebbene, dal giorno dopo, né loro né le loro auto verranno più visti. A questa volta la ricerca della polizia non porta proprio a niente. Pare che i due uomini siano davvero svaniti nel nulla. Arriviamo all'inverno del 1954, quando Mary Hogan, custode di una taverna di Plainfield, scompare mentre sta facendo il suo turno di notte. La polizia questo caso lo archivia come atto violento, in quanto sul pavimento della taverna è evidente una lunga scia di sangue che va dal bagno al parcheggio. Arriva il 17 novembre del 1959, quando la commessa di una drogheria di nome Bernice Warden, ossia la madre del vice sceriffo di Plainfield, sparisce nel nulla. Frank Warden, il vice sceriffo di ritorno da una battuta di caccia, entra nel negozio di Bernice intorno alle 17, trovando il registratore di cassa aperto e delle macchie sul pavimento di sangue. Frank Warden quindi dichiara agli investigatori che Ed Gain era entrato nel negozio la sera precedente alla scomparsa di sua madre Bernice. Successivamente Ed era ritornato anche la mattina dopo per comprare un gallone di antigelo. È possibile provare l'acquisto del gallone perché viene anche ritrovato il relativo scontrino. Quello è l'ultimo scontrino scritto da Bernice prima di scomparire. Arriva il 19 novembre ed ecco che le automobili della polizia locale si mettono in viaggio procedendo lente sulla strada ghiacciata che porta fuori dall'abitato di Plainfield. C'è un freddo micidiale che imperversa su tutto il Wisconsin. La neve, peraltro, è caduta ininterrottamente per l'intera settimana. La temperatura si mantiene sempre sotto lo zero, ma in quella precisa giornata di novembre, il 19, il maltempo sembra aver concesso una piccola tregua. Le macchine della polizia procedono a sirene spente ed imboccano quindi la via stretta che porta alla vecchia fattoria della famiglia Gain. Le macchine, una volta entrate nell'ampio cortile della fattoria, si dispongono a cerchio. Poi, qualche secondo dopo, le portiere delle auto si aprono quasi all'unisono e dei mezzi escono fuori una ventina di agenti della polizia guidati dallo sceriffo locale. Gli uomini si uniscono nello spiazzo antistante alla fattoria, si organizzano in due squadre e poi si dividono. La prima squadra si dirige verso l'abitazione, mentre la seconda, capeggiata dallo stesso sceriffo, raggiunge un vecchio capanno a fianco all'abitazione principale. Giunti alla catapecchia, gli uomini della seconda squadra impugnano le torce elettriche, forzano la porta ed entrano nella fatiscente costruzione un tempo adibita a legnaia. Dopo aver percorso pochi passi all'interno di questa catapecchia, la gente urta qualcosa, ma non si fa prendere dal panico, mantiene la calma e illumina con la torcia l'oggetto che ostruisce il passaggio. Il fascio di luce di quella torcia elettrica svela l'arcano e tutti i presenti, nessuno incluso, hanno un sussulto, sono increduli. Bernice Warden viene ritrovata appesa per le caviglie,
totalmente aperta, esattamente come un cervo. La donna è letteralmente aperta in due ed il corpo non è completo. Manca una cosa. Manca la sua testa. La testa di Bernice viene ritrovata in un'altra stanza nella casa di Ed con due chiodi conficcati ai lati, all'altezza delle orecchie. Ed aveva intenzione di appenderla al muro come un trofeo. La casa di Ed è in un disordine totale. C'è immondizia ovunque ed è buio pesto. Non c'è la corrente, ma l'odore di morte e putrefazione è impossibile non riconoscerla. Ed nel tempo ha riciclato qualsiasi genere di immondizia urbana. La sporcizia è ovunque e il lezzo che emana è insopportabile. L'abitazione di Ed Gein sembra rispecchiare lo scompiglio della sua mente. Solo e soltanto la stanza della madre, che si trova al piano superiore, non è mai stata toccata. Ogni cosa in quella camera da letto è stata lasciata in perfetto ordine, ad eccezione della polvere che ovviamente negli anni si è accumulata. Gli agenti esplorano ulteriormente l'abitazione, la fattoria di Ed Gein, e vi trovano all'interno un'incredibile quantità di apparecchi radio, sebbene in casa manchi l'energia elettrica per farle funzionare. Poi vengono trovate scatole ricolme di cibo avariato e abbandonato lì, vari oggetti strani e infine resti umani. Vengono infatti trovati un piccolo cranio, una scatola con all'interno dita umane, brandelli di pelle, bulbi oculari e dentiere. Ma non è mica finita qua. Infatti, gli agenti della polizia locale e in seguito quelli dell'FBI si sono ritrovati a catalogare una quantità assurda di resti umani utilizzati per creare oggetti macabri. Con le ossa di tibia, Ed si è costruito i piedi di un tavolino da caffè, mentre la parte superiore di un cranio è stata trasformata in una scodella per il brodo. Gli agenti inoltre trovano una cintura formata solo da parti di seno femminili, un tamburo fatto di pelle umana, vasi che contengono nasi e organi intimi femminili sotto spirito. C'è una poltrona con delle braccia al posto dei braccioli. Inoltre il letto di Ed è decorato con dei teschi e quelli sono i resti di almeno 10 vittime. Il pezzo più macabro della collezione che le autorità trovano a casa di Ed Gein è un intero vestito di pelle umana. In realtà, più che vestiti di pelle, si tratta di veri e propri involucri. Ed li aveva costruiti scuoiando intere parti di donne, aveva cucito quindi insieme i vari brandelli e vi aveva applicato dei lacci per poter indossare questo macabro abito. Possedeva le facce, i torsi, le gambe e addirittura riusciva ad applicarsi le parti intime femminili. Egli stesso ha confessato che nelle notti di luna piena va in giro con questa tutina di pelle fingendo di essere sua madre. Gli psicologi, studiando questa aberrante scoperta, giungono alla conclusione che Ed Gein desideri cambiare sesso, stravolgere la sua natura maschile, in quanto nella sua mente totalmente folle, quello è il suo unico modo per far rivivere sua madre Augusta. Vi ho già parlato del sentimento ambivalente presente in Ed nei confronti di sua madre. Nonostante quest'ultima l'abbia sempre trattato malissimo, l'uomo la desidera nuovamente accanto. La sua mente quindi vaga nella follia più profonda. Inizialmente ha provato con i cadaveri, poi ha capito che le persone già decedute non gli bastavano più. In seguito alla macabra scoperta, Ed Gein viene arrestato e incolpato di duplice omicidio. Infatti viene anche accusato dell'omicidio di Mary Hogan, tenutaria di una piccola locanda di Plainfield, scomparsa nel 1954. Ebbene, durante una perquisizione alla fattoria dopo l'arresto di Ed, gli agenti trovano il corpo di Mary, o almeno trovano una parte del suo corpo. Trovano la sua testa. Particolarmente inquietante a mio parere il fatto che per molto tempo Ed Gein aveva scherzato con i compaesani sul fatto che Mary fosse a casa sua, ma nessuno l'aveva mai preso sul serio. Tutti lo guardavano ridendo e dicevano: certo Ed, come no, sta a casa tua, certo, certo. Ebbene, Mary era davvero a casa sua. Gli orrori della fattoria di Ed Gein a Plainfield sconvolgono, come è giusto che sia, l'intera comunità. Prima di questi atti terribili nessuno sapeva dove si trovasse questa sperduta cittadina del Wisconsin. Ma il giorno dopo l'arresto di Ed Gein, la stampa di tutto il paese inizia a mettere un focus su ciò che è stato rinominato il buco sporco dello Stato. L'intera nazione rimane sconvolta e, peraltro, al tempo l'espressione serial assassino non era ancora stata coniata. Praticamente non esisteva. Il caso di Ed Gein in fatto di crimini era davvero una novità assoluta. Insomma, non si era mai visto nulla del genere prima. Però, dopo i fatti di Plainfield, gli americani si rendono conto che non possono più fidarsi di nessuno. Neanche del loro vicino di casa. Se prima le porte di casa spesso e volentieri restavano aperte, dopo questo terribile fatto, tutti controllano di aver chiuso per bene la porta d'entrata prima di andare a coricarsi. Inoltre, per avvalorare la tesi del non puoi fidarti di nessuno, neanche dei tuoi vicini, ci sono le parole del vicino di Ed Gein, il quale descrive l'uomo come una persona normalissima e del tutto inoffensiva. Al di fuori di Plainfield, per questo fatto terribilmente macabro, però c'è un'altra reazione.
Questa reazione viene chiamata lo humor alla gain. Si tratta di freddure che, a mio parere, si facevano anche un po' per esorcizzare la macabra storia di Ed Gein. La gente, ad esempio, diceva: sai qual è il dolce preferito di Ed Gein? Il sanguinaccio. Molti clienti venivano cacciati dai ristoranti perché ordinavano un hamburger o una bistecca alla Gein. Ma ora parliamo più nello specifico della prigionia di Ed Gein. L'uomo viene arrestato nel novembre del 1957 e il 6 gennaio del 1958 iniziano le udienze per determinare se Ed Gein sia in grado di sostenere un processo. Gli specialisti che lo visitano sostengono che l'uomo soffra di schizofrenia, spiegano che è soggetto ad allucinazioni e per di più è convinto di essere uno strumento di Dio in grado di resuscitare i morti. Secondo gli psichiatri tutto questo è riconducibile a sua madre. È esattamente questo il dualismo di Ed. Da una parte c'era il desiderio di avere di nuovo con sé la presenza di sua madre, ma dall'altra parte c'era una motivazione che aveva a che fare con la profanazione di cadaveri. Ed viene dichiarato malato di mente, quindi impossibilitato ad affrontare un processo. L'uomo, che ora è conosciuto da tutti grazie alla stampa come il macellaio di Plainfield, viene assegnato alle cure del Central State Hospital, il manicomio criminale dello stato del Wisconsin. In questo caso Edward ammette anche di non aver mai cacciato nella sua vita un cervo, ma i vicini ricordano che in realtà Ed offriva spesso a loro del cervo già cucinato da lui. I vicini di Ed in realtà quindi non mangiano cervo, ma la carne delle sue vittime. Il 30 marzo del 1958 la casa di Ed Gein viene messa all'asta, insieme ai suoi effetti personali. Ma all'alba del 20 marzo gli abitanti di Plainfield si svegliano con una strana foschia arancione all'orizzonte. Quella foschia arancione è la fattoria di Ed Gein che va a fuoco. Ed apprende dell'incendio in mattinata e risponde immediatamente: beh, meglio così. L'asta però dovete sapere che viene fatta ugualmente. Ovviamente non vengono messi all'asta i macabri cimeli di Ed perché sono tutti in mano alla polizia. Quel giorno però viene venduta la sua macchina. Una berlina Ford del 1949 viene venduta a Bunny Gibson. L'uomo quella macchina l'acquista per trasformarla in una vera e propria attrazione per le fiere. Per poterla vedere e magari anche farci un giro sopra, le persone devono spendere un quarto di dollaro. All'inizio l'idea di Bunny funziona. L'uomo è anche soddisfatto perché da quando ha iniziato a portare in giro la macchina di Ed ha ricevuto un sacco di pubblicità. Però nonostante il successo iniziale, l'interesse verso la macchina di Ed Gein sparisce ben presto. Alla fine arriva lo stato del Wisconsin che vieta la mostra dell'auto di Ed Gein in modo definitivo. A dirla tutta, la distruzione della fattoria di Ed Gein è un sollievo per gli abitanti di Plainfield. Finalmente non sarebbero più stati ossessionati dai media, né avrebbero più avuto a che fare con turisti arrivati lì solo per vedere la casa degli orrori di Ed Gein. Passano 10 anni e il manicomio di Stato descrive Ed Gein come un paziente modello. Era un tipo tranquillo, se ne stava per i fatti suoi, seduto su una poltrona a leggere il giornale. Non conversava molto con altri pazienti, però spesso giocava a carte con loro. Ed però ogni tanto ha comunque qualche attacco, comincia a sragionare e quando sragiona inizia a parlare delle donne e di cosa avrebbe voluto fare loro. E sicuramente non diceva cose carine. Le crisi però poi passavano e Ed pareva tornare una persona normale. Tutti però non mancano di descrivere il suo sguardo come inquietante. Sostengono che nonostante sembrasse a tutti gli effetti normale, nello sguardo di Ed rimaneva qualcosa di strano che faceva intuire che in effetti qualcosina in lui proprio non andava. Arriva il 1968 e gli psichiatri scrivono una lettera al tribunale sostenendo che ora Ed Gein è in grado di sostenere il processo per gli omicidi di Bernice Worden e Mary Hogan. Ed rimane impassibile durante tutto il processo, che dura 9 giorni. Ed Gein viene discolpato per infermità mentale. Ed, quindi ormai 62enne, scampa la sedia elettrica e viene rinchiuso a vita nel penitenziario psichiatrico dello Stato. Durante il periodo di incarcerazione, Ed si adatta tranquillamente allo stile di vita carcerario. Lui è un paziente modello, è riservato. Inoltre ha lavorato come falegname, muratore e inserviente. Ed Gein muore per arresto respiratorio, in seguito ad un cancro, il 26 luglio del 1984. Oggi è sepolto a Plainfield, accanto a sua madre Augusta. La storia di Ed Gein ha scavato nei meandri più oscuri della psiche collettiva americana. Quell'uomo era diventato una specie di entità, una sorta di personaggio immaginario. Nella storia di Ed Gein possiamo tranquillamente vedere Psycho, libro scritto da Robert Bosch, pubblicato in Italia con il titolo Il passato che urla. Da questo libro Hitchcock
ne ha tratto un film, uscito in Italia il 24 novembre del 1960. Solo a seguito del successo del film, il libro, nelle ristampe, riprende il suo titolo originale, ossia Psycho. La serie TV Bates Motel vuole essere un prequel di Psycho, ambientato però in chiave contemporanea. Di base la serie parla di un giovane Norman Bates e indaga sul complesso rapporto che lo lega a sua madre. Quest'ultima serie TV, a mio parere, c'entra perfettamente il bersaglio quando rappresenta il rapporto tra madre e figlio. Nella serie TV pensate che la madre si chiama Norma e il figlio si chiama Norman. Già questa cosa è un pochino particolare, insomma, praticamente ha dato la versione del suo nome maschile a suo figlio. In ogni caso, il rapporto tra Norma e Norman in Bates Motel assomiglia davvero tanto al rapporto che c'è tra Ed e sua madre Augusta. Un rapporto che onestamente io ho trovato inquietante, molto inquietante. Anche prima che lui iniziasse a dissociarsi, perché Ed Gein questo faceva, si dissociava. Tant'è vero che anche nella serie TV di Bates Motel vediamo Norman che si dissocia, si veste con i vestiti di sua madre, si comporta come lei, è convinto di essere lei. La stessa cosa succede a Ed Gein, come lui stesso ha ammesso. La differenza è che lui si vestiva con queste tutine di pelle umana, molto più inquietanti. Il personaggio di Ed Gein ha anche ispirato il protagonista della serie di film Non aprite quella porta. Il primo, ossia secondo me il migliore, è uscito nel 1974 e Tob Hooper è il regista. Inoltre il modello Gein viene usato anche per Buffalo Bill ne Il silenzio degli innocenti. Nella seconda stagione di American Horror Story, ossia American Horror Story Asylum, il personaggio di Oliver Treadson prende ispirazione proprio da Ed Gein. La cosa che a mio parere ha lasciato più sconvolta la comunità americana sono le parole di un vicino di Ed e di un suo caro amico d'infanzia. Ossia, il vicino di Ed ammette: Ed Gein mi sembrava una buona persona, come tutti gli altri, soltanto che a volte era un po' strano, sembrava un tipo comunque inoffensivo. Invece, il suo amico d'infanzia dice ciò: lo conoscevo da una vita, forse da quando avevo 6 anni, penso che nessun altro lo avesse frequentato più a lungo di me. Era un solitario, era molto silenzioso e faceva una vita davvero tanto appartata. Era un introverso, credo che alcuni lo considerassero una specie di eremita. Detto questo ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Ed Gein, soprattutto fatemi sapere se conoscete qualche altra particolarità della sua storia, ma io mi sono dimenticata di menzionarla, oppure proprio non l'ho trovata. Fatemi sapere quello che volete, insomma, qui sotto nei commenti. Ma soprattutto, tra Psycho, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti, qual è il vostro film preferito? Il mio, devo dirvelo, è Psycho, decisamente. Seguito subito dopo da Non aprite quella porta. Detto questo ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, vi mando un bacione, mi raccomando fate i bravi, ma soprattutto continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazzi.